Niccolò Poli è un artista che non si è mai omologato. È un attore teatrale che ha regalato al pubblico una provocazione colta e intelligente, ma anche momenti di straordinaria poesia. In una serata evento, Paolo Poli racconta alla platea del piccolo teatro degli Stabili di Assisi la ricchezza della sua vita professionale, fatta di aneddoti, letture, canzoni e personaggi incontrati. E lo fa in una conversazione con Pino Strabioli, che ha raccolto e ha tradotto per noi questo racconto biografico in Sempre fiori, mai un fioraio. Non avevi però proprio il fisico per il cinema di quel periodo? No, ero effeminato, non piacevo. A quell'epoca piaceva Maurizio Arena. L'idea del maschio tradizionale. Allora, maestro, questo racconto... Non mi chiamare maestro. Maestro era Mussolini. E allora cosa posso dire? Dottore. Dottore, va bene. Dottore, perché sempre fiori, mai un fioraio? Ma questo è un titolo che ha inventato il mio bambino, il mio Pino. Ma io, che vuoi se ne frega, ho avuto anche fiorai. Oltre i fiori. Questo racconto e questo spettacolo teatrale nascono da un libro, Sempre fiori, mai un fioraio, un libro che, nel quale tu hai tradotto i racconti della vita di Poli. Ma sì, io avendo fatto 2 anni di tournée con Poli, avendo ascoltato i suoi racconti, le sue esperienze di vita, un giorno con la faccia così tosta sono andato e gli ho detto: Paolo, ma perché una tua biografia, un'autobiografia? E lui ha detto: Flaubert ha scritto così bene, non mi ci metto certo io a scrivere. Allora gli ho detto: ma se io vengo con una piccola macchina, registro. E così 20 pranzi, a mezzogiorno ci siamo incontrati e così ad ogni pranzo abbiamo ricordato un ricordo, l'infanzia, l'amore, il cinema, i poeti, la letteratura. E così è andato questo libro che si chiama appunto Sempre fiori, mai un fioraio. E questi incontri a tavola, sempre al ristorante, sempre a mezzogiorno, perché è un orario così caro? Perché è tradizionale. Nella prefazione al libro tu hai detto che avresti voluto portare i suoni all'interno delle pagine bianche, riferendoti all'ascolto di queste registrazioni delle interviste di Poli. Perché Paolo quando parla, quando recita, ti fa sentire i profumi, ti fa sentire i rumori, ti porta in quel mondo dove lui ha deciso di portarti. Moir, che è un critico americano, ha chiesto se Caravaggio era omosessuale. Che ne dici, Poli? Professore, perché lo chiede a me? Io non c'ero a quell'epoca. Ci potranno essere altre occasioni per vedere questo spettacolo, questa conversazione? A chi lo sa? Forse sì, forse no. Così lasciamola nella instabilità, così come il nome di questo teatro.